Sì, buongiorno. Allora mi alzo così, faccio vedere meglio. Qui oggi parliamo di plastica e apro e chiudo il tema in poche battute, ma lo affronto per dire che anche il Comune di Milano farà alcune cose. Certamente con A2A siamo molto molto attivi per il recupero del waste, la spazzatura, il riciclo, apriamo tra poco un nuovo impianto di riciclo a Muggiano, però facciamo anche qualcosa un po' di più. Stiamo sperimentando con i commercianti in quattro vie milanesi un modello di plastic free, e quindi cominciamo da quattro vie dove tutti sono con noi perché per far vedere che si può. Altra piccola cosa, ma significativa, che stiamo facendo, lavoriamo sulle scuole. Abbiamo preso due licei scientifici, il Vittorio Veneto e il Cremona, dove l'idea banale è sostituire i distributori di acqua, di bottigliette, di plastica con l'acqua del sindaco, che funziona. Però, di nuovo, il tema è cercare di sapere che da un lato va portato avanti un'idea e dall'altro bisogna partire con delle sperimentazioni. Bacchette magiche non le hanno esaurite, quindi proviamo a partire con delle sperimentazioni facendo vedere che poi funziona. Esaurito il punto, fatemi passare un po' più alla questione ambientale, rispetto al quale io sono convintissimo e motivatissimo a fare qualcosa, perché credo che sia una questione epocale. E sono molto motivato perché vedo che in Italia la si prende politicamente nel verso sbagliato, e vi spiegherò perché, cioè non si prende bene, e quindi credo che sia il momento di fare qualcosa di più. Sono stato negli Stati Uniti 2 settimane fa e ho incontrato uno dei due firmatari del Green New Deal. I due firmatari sono questa adesso famosa Ocasio-Cortez, che è questa giovane 29enne molto visibile nel mondo politico americano, e l'altro è questo senatore che si chiama Ed Markey, che è quello che io ho incontrato. Non mi hanno fatto incontrare l'Ocasio-Cortez, ma mi hanno fatto incontrare Ed Markey per un fattore generazionale più vicino a me. Ma a parte le battute, è che è un senatore che da 10 anni è molto impegnato. Ebbene, io vi invito innanzitutto ad andare a leggere, sono 14 cartelle sul Green New Deal, non sono 140, sono 14, sono una piattaforma politica, non è vincolante ad oggi, ma loro sono stati capaci di metterla al centro del dibattito politico. Le 14 cartelle non sono una visione dell'ambiente, punto, non sono una visione ambientalistica, sono un modo di vedere la trasformazione della società in cui parlano di industria, parlano di lavoro, parlano di politiche sociali, parlano di una visione diversa. E comunque è un avvio di un dibattito serio, cioè quello di cui oggi io mi lamento e voglio fare la mia parte, è che guardate, non è, come ben sapete, non è che negli Stati Uniti la violenza del dibattito politico, la rudezza del dibattito politico è inferiore qua, anzi, però c'è la capacità di affrontare alcuni temi come questi con una politica veramente alta.